Ciao a tutti da Mero Carbone, benvenuti in questa nuova lezione di Ciao Mare. Oggi vedremo, insomma, questa prima parte perché nella lezione precedente abbiamo visto l'introduzione. Questa seconda parte è così. Ripete nuovamente la stessa cosa, questi due righi. Stiamo eseguendo semplicemente due righi ripetuti due volte, insomma, quindi è inutile ripetere la stessa cosa, tanto la registrazione già la trovate in modo completo. Quindi, nella lezione precedente siete arrivati qua, insomma, siamo arrivati qua. Ora riprendiamo da queste ultime due note in chiusura e andando avanti. Abbiamo quindi così. Quindi pensiamo, inizia sul secondo movimento questa prima melodia, insomma, perché diciamo ci sta l'introduzione, quindi questa prima parte, ecco qua. Allora, è questo 1, 3, 3, pensiamo, pausa, 3, 3, quindi pausa, 3, 3 in chiusura, poi il 3 che dura due pulsazioni, due cerchiato, 3 che dura due pulsazioni, salite di una posizione, quinta posizione, due cerchiato. Nuovamente due cerchiato e il 3 che dura 3 pulsazioni. 1, 2, 3, chiaro? Quindi ripeto, pausa, 3, 3, poi il 3 che nuovamente che dura 2 pulsazioni, 2 cerchiato, una pulsazione, nuovamente il 3, 2 pulsazioni, salite di una posizione, 2 cerchiato. Nuovamente due cerchiato e il 3, 3 pulsazioni. Metto in video ciò che dovete fare. Ecco qua. Quindi è questo. Qua pensate pausa, 3, 3. Poi nuovamente 3, 3, 2 pulsazioni, 2 cerchiato, 3, 2 pulsazioni, 2 cerchiato in quinta posizione, 2 cerchiato, ho coperto queste note. Per ora 2 cerchiato e il 3 che dura 1, 2, 3 pulsazioni. Va bene? Col metronomo è così. Quindi, pensate così. Pausa, 3, 3, 1, 2 pulsazioni, 2 cerchiato, 1, 2 pulsazioni, 2 cerchiato, 1, 2, 3 pulsazioni. Ancora questo, pausa, 3, 3, 3, 2 pulsazioni, 2 cerchiato, 3, 2 pulsazioni, salgo, 2 cerchiato, 2 cerchiato, 3, 3 pulsazioni. Ancora così. Pausa. Salgo, due cerchiato, tre pulsazioni, va bene? Ripetete questo per molto tempo. Quando ci stanno queste tre pulsazioni, insomma, o contate 1, 2, 3, potreste contare perché è molto più pratico, 2, 3 e 1. Perché il secondo e il terzo movimento, però insomma, questo è un po' complicato, non complicato, dipende dalla vostra difficoltà che incontrate, però va bene anche in questo modo, quindi sentite solo queste tre pulsazioni e basta, anche senza contarle, quindi pausa, salite e vi fermate, bene? Ancora, quindi ripetete tantissimo, mettete in pausa e fatelo. Bene, bentornati, quindi se state proseguendo col video vuol dire che avete imparato bene la prima parte, questa prima frase, altrimenti non ha senso andare avanti. Ora andiamo di qua, quindi pensiamo qua, pausa, 3, 3, 3, 2 pulsazioni, 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato e poi 5, 2 cerchiato in apertura. Chiaro? Così, 5, 2 cerchiato. Quindi evitate questo di fare il 4 per ora, va bene? Quindi qua in chiusura, pausa, 3, 3, 3, 2 pulsazioni, 2 cerchiato, 3, 2 pulsazioni, 2 cerchiato, 1 pulsazione, in apertura 5 e col 2 cerchiato che dura 3 pulsazioni. E così, ascoltate, diciamo è la stessa ritmica di prima, cambia ben poco, quindi pausa. Va
Apro col 5, due cerchiate, tre pulsazioni. Ancora questo, pausa. 3, 3, 3, due pulsazioni, due cerchiato, 3, due pulsazioni, due cerchiato, apro col 5, due cerchiato. Chiaro? Ancora questo, pausa. 3, 3, 3, due pulsazioni, due cerchiato, 3, due pulsazioni, due cerchiato, apro col 5, due cerchiato, tre pulsazioni. Ripetete questo per, insomma, un bel po' di tempo per memorizzarlo. Poi collegate tutto. Chiaro? Quindi la prima frase a questa seconda frase. Bene, ora andiamo avanti e suoniamo in apertura dopo che avete collegato tutto, queste due frasi, e sarà così. Pausa. Salite. Chiaro? Va bene così. Andiamo avanti queste ultime due note di questo terzo rigo. Abbiamo, pensiamo quindi, pausa, 3, 3. Vi ricordo che pensiamo alla pausa perché stiamo partendo a metà, diciamo, in levare della battuta. Quindi in fase studio è utile pensare non alla nota legata, ma alla, immaginando come se fosse una pausa. Quindi pausa, 3, 3, 3. Ah, qui ovviamente è la stessa cosa di prima, c'è poco da capire pure qui, quindi se avete studiato bene la frase di prima uscirà anche questa. Notate qui, ricordate la parte iniziale che era di qua. Ta 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 ta. Bene, andata avanti è la stessa cosa, cambia solo l'inversione del mantice. Stesso movimento delle dita e otterremo queste altre note. Cioè, inizio e eseguiamo questo, ascoltate, tolgo il metronomo, l'inizio era. Ora basterà fare lo stesso movimento delle dita che vedo ormai interiorizzato benissimo, me lo auguro. In apertura, un. Stesso movimento delle dita, non cambia una virgola, solo l'apertura del mantice, quindi un. Chiaro? Collegate questo alla frase di prima, chiaro? E quindi sarà così tutto, un. Bene, fate questo per un bel po' di tempo e quest'ultima frase, eccola qua. Abbiamo il terzo rito in apertura. Qui pensiamo pausa 3, 3, 3, 2 cerchiato e qua 4, 2 cerchiato e poi in chiusura 2 cerchiato 3. E questa, ascoltate, in apertura l'ultima frase, questa pausa 3, 3, 3, 2 pulsazioni, 2 cerchiato, il 4, 2 cerchiato, chiudete il mantice, salite di una posizione, 2 cerchiato, 3. Il 3 dura 3 pulsazioni, ripetiamo questa frase ancora, sesta posizione in apertura, pausa 3, 3, 3, 2 pulsazioni. 2 cerchiato, il 4, 2 pulsazioni, 2 cerchiato, invertite il mantice, salite di una posizione, 2 cerchiato e 3 in chiusura. Il 3, 3 pulsazioni, mettiamo un metronomo così capite anche la ritmica meglio. Pausa. Chiaro? Ecco qua, abbiamo fatto questa frase, ripetetela per un bel po' di tempo, quindi pausa, 3, 3, 3, 2 pulsazioni, 2 cerchiato, 4, 2 pulsazioni, 2 cerchiato, quinta posizione in chiusura, 2 cerchiato, 3 che dura 3 pulsazioni. Chiaro? Quest'ultime due note non le eseguite. Collegate tutto, tutto quello che avete fatto finora. E quindi uscirà questa parte. Però che succede? Insomma, ripetetela tantissimo. Ecco qua, metto questo blocco da visualizzare. Ah, da qui queste due note riprendete 3-3, potete annotarle, diciamo, vi ricordate 3-3 e poi partite, andate avanti. Arrivate qua, vi fermate qua e ripetetelo fino a qui, insomma, per un bel po' di volte, chiaro? Bene, bentornati dopo qualche settimana. Allora,
Avete imparato bene questa prima parte. Arrivati qua, insomma, notate, ci sta nuovamente scritto 3-3, non sono altro che queste due note riportate qua per comodità, diciamo praticamente, questo è un ritornello praticamente, per capirci a livello musicale. Quindi si suona il 3-3 come se ripetere nuovamente questa frase. Quindi per chi ha difficoltà può anche non pensare queste due volte il terzo dito. Pensate che ripetete nuovamente questa frase, che è la stessa cosa. Poi, arrivati qua, non suonerete più questa frase, questo pezzettino rosso che vi ho evidenziato in rosso, ma da qui saltate qui, cioè, altrimenti dovreste per forza ripetere. Vedete, arrivate al 3 e ripetete di qua, invece no, andate dal 2 cerchiato e proseguite sul pezzo blu che vi coloro ora. È più semplice così, chiaro? Praticamente, una volta la fate come l'avete già memorizzata, ora cercate di fare questo, ripeterlo, arrivate qui, 3, 3, 3, 2 cerchiato, e saltate su questo 3, salite di una posizione e chiudete. Vi faccio capire con la pratica che è meglio. Quindi perché si fa questo? Altrimenti gli spartiti sarebbero lunghissimi. Abbiamo due righi che invece di ripeterli come scrittura li sintetizziamo e dicendo attenzione, ripeti la stessa frase, cambia solo tre note alla fine, che sono queste effettivamente, come dire, ripeti questi due righi, attenzione, cambiano solo queste poche note, te le scrivo qua al lato, tutto qui, chiaro? Quindi ora eseguirò di qua 3-3, 3-2 cerchiato e poi proseguo, quindi così, ascoltate, pausa, 3-3-3. Ah, vi faccio ascoltare ciò che facevamo prima, questo. E ripetevo, giusto? Ora invece cambia, è come dire la chiusura, come la chiamano in molti. Va bene, già, insomma, è così, quindi pausa. Ora il pezzo blu. Chiaro? Questo in quarta posizione, qui, posizione 4, lo scrivo. Praticamente cambia solo questo. Vedete? Abbiamo di qua 3, pausa, 3, 3, 3, 2 cerchiato, salto qua, 3, ovviamente salto, ma musicalmente di continuo, salto con l'occhio, 3, vado in quinta posizione, suono il 2 cerchiato, vado in quarta posizione, 2 cerchiato, 3. Chiaro? È così, potete anche ripetere solo questa parte finale, così. Siete in sesta posizione, il 3 che dura due pulsazioni, 1, 2, poi quinta posizione, poi chiudete e suonate 2 cerchiato, 3. Ancora questo in apertura, 3, quinta posizione, 2 cerchiato, chiudete e salite di una posizione, 2 cerchiato, 3. Ancora questo, 2 note ad aprire, 2 a chiudere, 1, 2, 2 cerchiato. Chiudete, 2 cerchiato, mettiamo un metronomo e ascoltate, così, 1, 2, 2 cerchiato, chiudete, 3, ripete questa frase, insomma, per molto tempo, questa qui, l'ultima che vi ho scritto, questa qui, fatela per molto tempo, una volta che l'avete assimilata per bene, potete pensare a collegarla a queste note, e la colleghiamo ora, è così. Pausa. Chiaro? L'ho collegata ora. Fatelo anche voi. Ripetete di qua e collegate con questa frase, insomma, blu, chiaro? Quindi, come ricapitolando per chi ha qualche difficoltà, insomma, non ha capito bene, quindi abbiamo iniziato di qua questa frase. Di oggi andate avanti, fate il pezzo rosso, riprendete nuovamente questa frase. Queste due note che erano sono le stesse di queste dell'inizio, le trovate scritte qua. Per comodità, chi ha difficoltà basta che pensi di ripetere la stessa cosa. Ripete questo, non fa più questo pezzo rosso e fa il blu. Tutto qui, va bene? Ovviamente i bassi non li mettete. Ci sono le terzine per chi volesse insomma inserirle, diciamo, e chi è già avanti con lo studio, vi faccio capire anche dove inserire queste terzine. Diciamo che avete già memorizzato benissimo questa parte finora, insomma, e qua sono scritte.
La melodia già ormai è in mente vostra, quindi partiamo dal fatto che siete sicuri sulla melodia, quindi pausa. Qui una terzina, due cerchiato, quattro, due cerchiato, tre. Quindi è così, ascoltate col metronomo. Due, tre, pausa. Le note legate qui, eh. Quindi due cerchiato, quattro, due cerchiato, tre. Chiaro? Bene, poi andando avanti abbiamo questo. Pausa. Abbiamo 5, 4, 2 cerchiato. Ho aggiunto un quarto dito qua come pari 2 cerchiato. Se vi piace, altrimenti non l'ho inserita, è così. Chiaro? Bene, poi andate avanti così, ultime due note di questo terzo rigo. Pausa. Qui una terzina, quindi due cerchiato, quattro, due cerchiato, tre, la stessa cosa di prima. Andando avanti. La stessa terzina di prima in chiusura, due cerchiato, quattro, due cerchiato, tre, così. E si ripete tutto. La stessa cosa alla fine, quando facciamo col pezzo blu, è così. Come notate, questa terzina, che è questa che vi ho detto prima, se la memorizzate benissimo, questa terzina, la ritroverete praticamente nuovamente qui, qui e alla fine. Cioè lo stesso movimento delle dita, spostate in un'altra posizione, l'apertura e chiusura del mantice, insomma, otterrete quella terzina, quindi basterà aprire o chiudere il mantice, avete risolto il problema. Quindi studiatene una per capirne 4, 1, 2, 3 e 4, sì, semplicemente questa, va bene? Bene, per questa lezione è tutto, se avete qualche difficoltà nei commenti mi scrivete, diciamo, mettete, diciamo, un messaggio così, beh, diciamo è semplice, quindi nessuna difficoltà. Bene, per oggi, se insomma ci saranno condivisioni, insomma proseguirò con l'altro video, altrimenti insomma si fermerà così. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!